che dobbiamo fare? Respirare un po' di fumo che può venire. Fa bene il fumo. Aspetta, lascia scaldare il latte. Chissà di là cosa stanno facendo. A fare il formaggio. Ma sono asmatica, non riesco a stare lì dentro, c'è troppo fumo. Non respiro, poi ho cominciato a tossire, sto male. Che state facendo? Stiamo facendo fuoco. Stiamo facendo fuoco. Comunque abbiamo lasciato Sara di là a lavorare. Sta lavorando? Sara, sì. Tocca a te, Melissa, andare a aiutarla. Io ci vado, ma lui ha detto che deve stare qui a far formaggio. Da noi si dice fai la ricotta, quando non fai un c***o. Questo stai facendo benissimo. Ho un'idea, Martino, vai tu a aiutare Sara di là, giriamo io e Melissa il latte. Lavorate voi? Guardate. Guardiamo. Sei a 36, mi fate un fischio? Così. Giorno! Non mi guardare che mi sento in imbarazzo. La pezzina. Sto facendo il mio lavoro, sono molto concentrata. Promossa, ti ha detto tua mamma, al lavaggio delle padelle e del latte. Guarda che se gli stai simpatica la mamma, vai benone. Certo, io comunque approfitto. Ho fatto tipo lo squalo che gira intorno, no? Prima di azzannare la preda, e quindi cercavo di entrare in una dimensione familiare. Mi sento male. Mamma mia, mi bruciano gli occhi. Sara ormai è entrata in famiglia, comunque. No, lì dentro. Cammina lì dietro, tutta scassata. Fidati, lasciati. Abbandonati. Abbandonati al tuo destino. Guarda che sono già tutta scassata. Com'è andato il tuo appuntamento a due? Molto affumicato. Io ho fatto un appuntamento con le tue donzelle, invece. No, Sara, ti sei sentita un po' trascurata. Confronto delle altre due ragazze è più semplice, è più facile capire il sentimento che c'ha. Se vuoi faccio la valigia diretta stasera e me ne torno al mio mare, sto bene uguale, Dove andare al mare a fare? Vado a trovarmi un marinaio invece che un contadino. Ma vuoi andare a pescare? Sì, certo. Tu stai tirando la corda. Tiri la corda, poi la corda si spezza e il marinaio la giusta!